Ciò che accomuna ogni essere umano è che sente, agisce e pensa. E ciò che differenzia ogni essere umano è che sente, agisce e pensa in modo diverso. Un'altra cosa che ci unisce in quanto appunto esseri umani è che in base a come sentiamo, agiamo e pensiamo possiamo stare bene o stare male. Quindi diventa evidente che padroneggiare il modo col quale sentiamo, agiamo e pensiamo ci aiuta a stare bene. Ci sono delle discipline, c'è una psicologia che si occupa di aiutarci a come sentire, agire e pensare. Poi c'è un'altra possibilità, che è quella di osservarci agire, sentire e pensare. Quando noi ci accorgiamo che possiamo osservare come agiamo, come sentiamo e come pensiamo, cioè diventare consapevoli nel presente delle nostre azioni, dei nostri pensieri, delle nostre sensazioni, ecco che entriamo in un altro mondo, potremmo dire, un altro modo di stare al mondo. E questa è una delle cose che, per esempio, ci può differenziare. Sapere osservarci, sapere essere consapevoli o no, fa la differenza tra gli esseri umani. È tanto più facile osservarci, agire, sentire e pensare, quanto più abbiamo risolto il nostro passato e quanto più siamo in grado di, diciamo così, avere chiaro il nostro futuro, cioè quello che vogliamo. La biotransenergetica è una psicologia, una psicoterapia, ma è anche qualcosa di più, proprio perché potremmo chiamarla una psicologia 2.0, di secondo ordine, proprio perché si occupa di insegnarci come osservarci, agire, sentire e pensare. E si occupa di che cosa succede quando noi incominciamo ad osservarci, sentire, agire e pensare. Cioè si occupa dell'esperienza interiore, si occupa degli stati di coscienza, si occupa di tutto quello che succede quando noi incominciamo a stare dentro noi stessi e di tutte le risorse, le scoperte che possiamo fare. In questo caso, quindi, offre delle possibilità per guarire il nostro passato, lavorando sui traumi, sul dolore, sulle sofferenze e soprattutto su come noi lo guardiamo. Quindi ci insegna a cambiare il nostro passato, ci insegna a restare nel presente, quindi a focalizzare l'attenzione su quello che sta succedendo e sapere quello che stiamo facendo, utilizzando tutte le qualità, le potenzialità, le risorse che abbiamo, e ci insegna ad avere un chiaro intento sul futuro, quindi a in qualche modo creare il nostro futuro. Inoltre la biotransenergetica ci insegna ad accorgerci che c'è un altro confine, non siamo isolati ma siamo connessi. Quindi l'ambiente è un ambiente vivo, è un ambiente che ci influenza costantemente e prima di tutto è un ambiente costituito dalla natura, dalle forze della natura e dalle sue qualità. Quindi ci insegna nel nostro viaggio verso il benessere come utilizzare le qualità, le risorse, le forze della natura, psicologicamente definite come archetipi, come qualità archetipiche, per aiutarci, come dicevamo, a guarirci, a conoscerci e a realizzare tutte le nostre potenzialità più elevate, in modo da portare a termine, diciamo così, il nostro viaggio, compiere il nostro viaggio verso la nostra vera natura, verso quello che noi realmente siamo.